Grazie Enrico, grazie per essere in nostra compagnia. E cosa c'è nella valigia di un improvvisatore? E qual è il suo bagaglio tecnico, educativo, culturale, umano? Allora, parto dall'ultima parola, da umano. C'è sempre un senso di eccitazione per quello che puoi trovare quando vai a suonare. Quindi vivi di una speranza molto viva, continua, che quando suonerai, come io farò oggi qui al Conservatorio Verdi a Torino, troverai il momento musicale, la frase, la situazione, anche con gli altri musicisti, che ti consentirà di provare un'emozione che non hai mai provato prima. C'è questo, se c'è. C'è, diciamo che è un misto tra la possibilità, tu sai che c'è la possibilità di questo, e questa possibilità ti dà, quando ti avvicini al piano, quando vai sul palco, ti dà una grossa emozione già preventiva, perché appunto l'improvvisazione è una ricerca con possibilità di riuscita, non garantita, non è garantita, però ogni concerto, ogni improvvisazione, ogni serie di improvvisazioni è una possibilità in più di arrivare in punti importanti della musica, quindi sia della ricerca sia della tua espressività. Quindi nella valigia di un improvvisatore che gira il mondo c'è sempre la speranza, non la certezza, ma la speranza molto molto forte di trovare quello che cerca, cioè il brivido musicale, il momento irripetibile, il momento di intensità, che peraltro è quello che poi il pubblico percepisce e che quindi si condivide, come si dice. Non è un momento egoistico, non è un momento autistico, è un momento, quando accade sul palco, è veramente una cosa bella, è molto forte. Il pianoforte, ma ogni strumento lo è un mezzo per esprimere se stessi. Cosa riusciamo a comprendere di te per tramite del tuo strumento? Ci sono delle cose che rimangono celate o trovi nel tuo strumento un mezzo espressivo qualche volta completo? Sì. È una bellissima domanda e te ne sono grato. In realtà io sono l'ultimo a saperlo, nel senso che se io riesco a suonare bene, significa ovviamente con tutto giusto, gli accordi giusti, il tempo, tutte le qualità musicali che si richiedono, diciamo, la parte celata, che mi piace molto come espressione, magari viene fuori nonostante me o viene fuori e qualcuno se ne accorge fuori di me, magari non me ne accorgo io. È chiaro che qualsiasi espressione artistica pone lo stesso problema che poni tu, cioè se tu vedi un quadro tu dici: ma questo rappresenta veramente l'artista che l'ha fatto? Però io ci vedo delle cose particolari, magari l'artista non lo sa che ce le ha messe queste cose particolari. Cioè qui entriamo nel mistero fascinoso un po' della comunicazione. Cioè tu suoni, c'è una ricezione da parte del pubblico che può essere di carattere molto diverso. C'è quello che ascolta emotivamente, c'è quello che ascolta razionalmente, c'è quello che usa questi stimoli per le sue memorie, c'è quello che fa dei paragoni. Anche, cioè, voglio dire, è un gioco che insieme, in cui però ognuno usa dei parametri diversi. E sovente a me è capitato, e quando capita per me è un regalo, che la gente percepisca delle cose che io stesso magari non sapevo di averci messo dentro quella musica. Questa è tutta l'area irrazionale che diventa poi difficile raccontare a parole. Va sulla percezione, sull'emozione. Grazie mille, Enrico. Ma grazie a te. Grazie.